Ok, fanatici, il tormentone clickbait Cheesecake ha preso forma. È finalmente in vendita la maglietta ufficiale di Drarz, clickbait Cheesecake, disponibile in diversi colori e taglie per accontentare tutti voi. La volete? Vi basterà cliccare sul link qui sotto in descrizione e acquistarla dal sito. E vi raccomando, solo chi ha una di queste magliette potrà considerarsi un vero poke fanatico, quindi comprate una maglietta anche voi. Prima che inizi l'episodio, volevo avvertirvi che se magari durante il video mi sentirete con la voce un po' strana è perché mi ero svegliato da poco, quando abbiamo registrato l'episodio. Inoltre vi chiedo scusa se in questo episodio non abbiamo fatto moltissime cose, o meglio, non abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare dall'inizio, ma purtroppo molti di noi avevano degli impegni e quindi il tempo per registrare era poco. Spero che comunque questo video possa piacervi. Arriviamo almeno a 4.000 likes, dateci dentro con i pollici in su perché questa serie la state apprezzando in moltissimi. E adesso vi lascio all'episodio. Ehi, poche fanatici, io sono Drarz e bentornati con la seconda parte di Pokémon MMO 3D. Siamo sempre qui con Federic, Tonks e Freyk. Salutate. Ciao allenatori! Ah, di nuovo! Ogni volta deve sempre scoppiare questa marmaglia di saluti sconnessi. Grazie mille per dare professionalità a questa serie. Dunque, la prima parte vi è piaciuta tantissimo, ha fatto dei numeri assurdi e per questo vi ringrazio. Infatti, molti di voi già mi stanno chiedendo la parte 2 da 10 minuti dopo che è uscita la parte 1, ed eccoci qui! Tra l'altro, mettere il link in descrizione nella parte 1 ha portato anche i fan sul server. E infatti, appena siamo entrati oggi per registrare, siamo stati inondati Ah. dai fan che tipo ci seguono, ci fanno Vera, cose, però va vera, bene così. Cosa vera. faremo in questa parte? Ce lo dice Poketonks! Certo, andremo nel percorso 1 verso Viridian City. E già che ci sto, mi devo scusare perché l'altra volta ho detto che il villaggio era il percorso 1. Siamo andati dalla parte opposta. Ma non l'ha capita nessuno sta cosa, Tonks, quindi è inutile che ti scusi. Ah, ok. Ok, quindi Tonks è molto preparato come al solito, io però non stavo ascoltando quello che diceva, quindi... Ehi! Perché mi perdo nella tua bellissima voce, Poketonks. Oh. Ok, me la sono cavata. Prima di tutto, Tonks ha capito, dato che ci ha nerdato più di noi, io non apro il gioco da quando abbiamo giocato la parte 1, come Esatto. allenare e come farmare i livelli. Quindi adesso andremo a fare delle lotte 3 contro 1 contro dei poveri malcapitati selvatici. Tonks, portaci dai selvatici! Ma se n'è andato, Tonks. Venite qui! Ma è andato Tonks? Arri lì Sono lì qua. lì lì lì! Vera, lo vuoi vedere il mio Ok. uccello? Ho catturato Sì, un ti Pidgey! prego. Non Vero. iniziate! C'hai un pinch, hai per caso? Mi Qua, piaceva guardalo. tanto. Oh mio Dio, quanto è Tonks, dove grande, stai andando? bello! Guarda. Bene. Dove dobbiamo andare? Oddio. Qua. Ok. È proprio bello quel PJ. Fede, ti prego. Dani, tu c'hai un Beh, pigiotto? sì. No, io c'ho un mega Pidgeot. Siamo a Pallettown, che bello! Pallettown, ho capito! Che tra l'altro prima di registrare c'era un Ho-Oh Shiny ed era una Vero. figata pazzesca, ma non l'ho ripreso. Capita. Ma sto Oh mio Dio, c'è un Caterpie qua? mio fratello! È Mio fratello morto, possiamo Charmeleon! andare Oddio, di chi è avanti. Charmeleon? È di quel tizio che sta a fianco a noi. Fratellino! Ah, Fratellino! Nerone! Ciao, Nerone! Chi è che ha ucciso Caterpie? L'ha ucciso il tuo Oh modo di fare, Fede. no! No! Come osi? Come Ma sei tu osi? qua a Ti combattere? ringrazio! Sì, ma basta, Tonks, tu già sei pronto per la Lega. Allora, Tonks, sono qui! Sono Ma io non vedo. Squirtle, sono Squirtle! Ah, ma io pensavo che eri quello. Non mi Ma guarda che ora, riconosci? appena torni a essere normale, devi ripartire da là dietro, No! No, eh. ma che io, ma me ne dovete di ste cose! Ciao! Ma dai. Maledetti! Però avete fatto strage d'uccelli qua. È un altro uccellaccio per terra. Ma mai quanto fai strage di uccelli tu, Fede? Tu Ma sei il no, migliore. io sono il king. Il king degli uccelli. Ma chi è che sta prendendo a pugni un altro uccello? Oddio, Pasta! mi voglio Qua, unire veniamo a pugni pure io! st'uccelli. Fermi, non lo sconfiggete senza di me! Vai, No, Tackle! no, L'ho non usare colpito? Braciferro. Ma chi è che devo colpire, PJ? E Sì, perché non sì. lo... Ma come? Lo devo targettare? Sì. Clicca. Ma quanto è forte Ma io sto clicco... Cioè, PJ? l'ho targettato e si è illuminato. Poi clicco Tackle, ma non gli fa... Cioè, non ho visto È danni. morto, è morto, è Ma morto. se esce uno XP, vuol dire che me l'ha dato pure Sì. a me? Wow. Wow! Un punto esperienza Forse... guadagnato! Sì! Progressi! Hashtag progressi! Hashtag non mollare mai!
Forse, esatto, forse è meglio non fare una gangbang su questi. No, infatti no, perché guarda qui che brutta fine che fanno. È proprio uno spettacolo raccapricciante. Vai! Il pulsante home, vediamo un po'. Cosa hai detto che stavi facendo, Fede? Battendo un uccello. No, secondo me stai battendo e basta, ti ripeto. Oh! Guarda come do fuoco a PJ. Questa è la serie del trigger. Ok, allora, ci sono 6 Pokéball sul tavolo, prendi. Come si prendono? Clicchi sulle Pokéball. Oh, prese! Preso le Pokéball! Ora, parla con Alakazam e vieni a Viridian City. Arrivo. Dove sei? Oh, la grafica, quanto cavolo si sballa quando cammini. Alakazam! Okay. E vai su Viridian City. Go! E go! Adesso. Ma guarda che figata! Ok, seguimi un attimo, Aspetta, dai. Che mi voglio curare. Sì, curati un attimo. Nurse Joy. Ma perché io ho perso? È un maschio! È un maschio, comunque, Nurse Joy. Come ci si cura? Ah, così, ok. Clicchi. Ok, dove sta? Frederick e Frake, venite a Viridian City, parlate con Alakazam e venite qua. Nel frattempo, no, Dani, aspetta, là c'è un Voltorb, se ti interessa. Dice, ah, è un Voltorb, oddio, solo per dire, oddio, raga, c'è uno strumento. Oh, questo? Cos'è sta Pokéball per terra? Ah, perché ecco, c'è qualcuno che ci sta seguendo. Ah, oh, un Pikachu. Cioè, non è il mio Pikachu. Raga, andiamo ad assaltare quel PJ! Però aspetta, Daniel, aspetta. Fidati di me, vieni con me. Va bene, vengo con te. Ti faccio vedere una cosa che, se c'è, è bella. Perché potrebbe anche non esserci. Eccolo qua, Dani, guarda che ci sta qua. Poliwag! Sì, ma io c'ho Squirtle, però! Quindi dovremo ucciderlo! Vai! Oh, dannazione, ne fa bolla! Dai, lasciami il colpo di grazia, Poliwag, scusami, ti voglio bene! Ma dove siete? A Viridian City. Aspetta, colpo di grazia su Poliwag. Ma non muore! Vai a 3 punti vita. Ok. No, perdonami, ho dovuto farlo, ti ho tradito. Ma siete nel market? Ora lo voglio catturare, come si cattura? No, fai Viridian City e poi c'è un laghetto lì accanto. Lo sto catturando. No, ci ho detto che lo volevo catturare io! Me l'ha catturato davanti agli occhi! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Maledetto! Il Poliwag! Pokédogs ladro! Vieni qui, non scappare! Abbi il coraggio di assumerti le tue responsabilità! Daniel, guarda per terra qui che ci sta, vicino a quella Pokéball adesso. Oh, il mio Pokémon! Maledetto Pokédogs! Hashtag nei commenti Pokédogs ladro! Mamma mia! Ma io sono l'infermiera Joy, guardate. Oddio, è vero, Frank è l'infermiera Joy. Frank, da quando è che sei diventato l'infermiera Joy? E mi hanno assunto. Oh, ma Frank, ma certo che tu c'hai proprio sta cosa di copiare tutto e tutti, eh? Oh, tipo le mie cuffie, eh? Capi sempre, Frank, eh? Ma c'è un Poliwhirl! Amore, amore, che bello che sei! Guardalo come salta! Oddio, che bello! Ma di chi è sto Poliwhirl? Non è selvatico, tizio che sta vicino a noi. No, non è selvatico. Oh, che bello! Io la serie la finisco, rimango qui con lui. Adesso se andiamo a sconfiggere tutti i Poliwag per fare l'esperienza, avremo allenatori che si ribellano contro i propri Pokémon e poi Pokémon che si ribellano contro i loro allenatori. Che figo, c'ha Tauros. Oddio. Così mi insegna anche a catturare i Pokémon, Dani. Poliwag, perdonami. Devo fare la big esperienza. Dov'è? Eccolo. Qua. Attenzione, 3 contro 1. Sbadabam! Andato. Ok, ora Dani, per catturare. Perché 0 exp? Perché l'ho ucciso io. Appunto, se l'hai rubato. Non ci va su Poliwag. È perché devi andare su. Non è che lo vuoi che lo catturo io un'altra volta. No, aspetta, forse lo può catturare solo Fede, perché l'ha ucciso lui. Perché a me dice non puoi catturare quel Pokémon. Ah, ok. Vabbè, però qua, chi mi frega il Pokémon, chi mi frega le catture, chi mi frega la kill? Come faccio a catturarlo? Vai, Charmeleon, Charmeleon, bruciaci tutti! Non ho ball! Ah, perché non hai preso le Pokémon? Sfigato! Volevi fregarmi il Pokémon, ma non hai le Pokémon, annegati! Ma chi vuole Poliwag? Fede, ma perché non entri nel laghetto e ti anneghi? Vai, 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 finché non tocchi! Ah, addio, addio! Addio, oh. Amici, addio. Ok, raga, adesso la serie è in 3. Meno male. No, sono morto! Sì, vabbè, ma come si fa, però? Vai, Poliwag. Ecco, grazie. Potevi salvarmi con un Pokémon migliore, quello che mi hai rubato.
Raga, ma guarda che non si muore se si va nell'acqua. Forse è meglio allenarsi qui a Pallet Town. Raga, sto andando nell'acqua lontanissimo. Ma di quanto è buffo Freak, ovviamente. Smettila, ma guardate quanto è bullo, ragazzi. Perché è sul suo canale e quindi fa il bullo. E certo, bulletto. Quando verrò sul tuo canale potrai fare il bullo con me. Ma io non ci verrò mai sul tuo canale. Ma che rettate, raga. Oh, Fede, stai zitto perché tu sei uno stupido! Minchia, che insulto! Ci siamo quasi! Sì, 22 exp! E dagli così! Così si fa! Sì! C'è pure Poliwag, ma è di Tonks. Tonks, smetti! Stop following me, please! Ma poi perché si recuperano l'energia questi? Anche i tuoi recuperano l'energia. Ah, perfetto. Vai! Sì, 11 exp! Ma quando salgo di livello? Oh, Caterpie, hai scelto proprio il giorno peggiore per farti una passeggiata! Aspetta, il cursore deve essere centrale su di lui? Sì, sì, poi clicchi e si cattura. Vai! Vai! Yeah! Primo Pokémon catturato forse come nell'anime, sto prendendo Caterpie! E l'ho preso, eccolo! Il mio primo Pokémon, un Caterpie femmina! Peccato che è KO. È KO però, vabbè, andiamo a cercare altri selvatici. Ok, 28! Grande, sono salito di livello! Sono salito di livello, vediamo. Livello 6! Però non ho ancora imparato nessuna nuova mossa, credo. Al 7 o all'8 impara questa? No, al 7 credo. Bolla, 7? Impara. Okay. Oddio, c'è Articuno! Dov'è? Oh mio Dio, c'è Articuno! Uh-huh. Oh mio Dio, c'è Articuno! Che figata nella PvP area. Bene, poche fanatici, direi che anche con questa seconda parte ci possiamo fermare qui. Abbiamo livellato un po' tutti, abbiamo catturato Pokémon un po' tutti. Io Caterpie, giustamente loro Poliwag, proprio giustissimo. Io te l'ho rubato, ti ricordo Poliwag. Ecco, grazie Tonks che mi hai portato a farmare in giro proprio come un paparino. Nella prossima parte inizieremo ad esplorare le città per bene, dopo che mi sarò livellato per bene. Io vi saluto, vi invito a lasciare tantissimi pollici in su, arriviamo almeno a 4000 likes, dato che questa serie vi sta piacendo. Ringrazio Tonks, Freak e Fede per aver partecipato. Dite c'è qualcosa. Un Metapod Shiny nel frattempo. Oh. Ma che è sto Metapod abbronzato? Dove sta? Oddio! Che bello, proprio Shiny alla fine. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye! Ciao, see you next time!